Un regalo del tutto inaspettato arriva nel 2011 per tutti gli amanti dell'arte. Per tutto l'anno, infatti, si potrà entrare gratuitamente nei musei statali il giorno del proprio compleanno. L'iniziativa si chiama L'Arte ti fa gli auguri, fortemente voluta dal Ministero per i beni culturali, si inserisce nel programma di festeggiamenti per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia. L'arte ti fa gli auguri. Questa è l'offerta che il Ministero rinnova, perché anche l'altro anno c'era stata, di invitare tutti quanti a visitare i musei e i luoghi dello Stato con un ingresso gratuito il giorno del compleanno. E questo significa però che se questo, diciamo, il giorno del compleanno cade in un momento magari di chiusura del museo, posticipato al giorno dopo, e se chi ha già questa agevolazione, quindi le agevolazioni rituali, cioè i superiori di 65 anni, può passare questa offerta e andare al museo, al luogo da visitare con un accompagnatore. E questa iniziativa fa parte di tutto un programma molto ampio che era partito soprattutto con i festeggiamenti del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, con lo scopo di incentivare, di far capire sempre più al pubblico italiano, ma non solo, questa offerta è anche per i cittadini della comunità europea, di come sia importante avere questa consapevolezza della ricchezza del patrimonio artistico e culturale che noi abbiamo. Sul sito si può consultare, e sul sito del Ministero c'è questa bellissima locandina dove vediamo i due bei venti della Venere di Botticelli che stanno soffiando sulla torta per spegnere le candeline. In realtà questa non è l'unica iniziativa, diciamo, di questo tipo organizzata dal MIBAC, ce ne sono anche altre, alcune sono una a febbraio, una a marzo, ce le ricorda? Dunque, direi che negli ultimi anni il MIBAC si è dato molto da fare, con esiti anche positivi, perché si è riscontrato un incremento di visitatori del 15%, quindi c'è stato proprio un riscontro positivo. Avremo la festa della donna, poi l'8 marzo, prima abbiamo gli innamorati, poi c'è la notte dei musei, poi il museo in musica, la settimana della cultura, quindi direi che negli ultimi anni ci stiamo aprendo sempre più per farci conoscere, anche perché ci siamo resi conto che spesso i cittadini stessi non conoscono addentro le cose, perché magari si spostano per siti più lontani. Con questo noi speriamo di richiamarli sempre più, quindi non solo qui per quanto riguarda Ravenna, il Museo Nazionale, ma a Santa Apollinare in Classe, che appunto è di proprietà statale, al Mausoleo di Teodorico e anche al Battistero degli Ariani, che comunque quello ha sempre ingresso gratuito.